Idillio finito! E adesso? Adesso si riparte per forza. Peccato che con la testa siamo ancora immersi nell'acqua cristallina e la voglia di ripartire è pari a zero. Ora, potrei farti una gran lista di cose che personalmente faccio per aumentare al massimo la mia produttività, ma ci sono un sacco di CC Weekly che parlano di questo. Basta che cerchi sul blog la parola produttività e trovi le strategie di time management, a mio avviso perlomeno, più efficaci in assoluto. Oggi invece ti propongo qualcosa di un po' diverso dal solito, per ripartire con la giusta carica dopo le vacanze. È qualcosa che personalmente integro nella mia vita da moltissimo tempo e che però, devo dire la verità, non lo vedo fare spesso in giro. Si chiama il mindset da mini vacanza e mi aiuta in almeno tre aspetti. Primo, mi impedisce di soccombere alla tentazione di lavorare troppo, e io lavoro sempre troppo se qualcuno non mi ferma. Due, mi aiuta a ripartire alla grande dopo un lungo periodo di stacco. 3. Mi permette di vivere anche le settimane più cariche di lavoro con la massima leggerezza. Funziona così. Ogni settimana l'idea è quella di incorporare nella nostra quotidianità i 4 aspetti chiave che ogni vacanza che si rispetti dovrebbe sempre avere. Partiamo dal primo. Le coccole. Che sia la colazione a letto oppure un bagno al lume di candela, in vacanza è naturale viziarci un po'. Ora che siamo tornati, scegliamo un giorno alla settimana che dedichiamo alle coccole. Potremmo ad esempio prenotare un massaggio alla spa più vicina o semplicemente concederci un bagno agli oli aromatici e un bicchiere di vino rosso aromatizzato. Quest'ultima poi è la mia coccola preferita, infatti è molto specifica, se hai notato. Il secondo aspetto è la novità. In vacanza è quasi inevitabile provare nuovi cibi, conoscere nuove persone, imbarcarsi in nuove avventure. Ed è spesso quella novità che ci aiuta proprio a sbloccare idee e creatività, oltre che a guardare ogni situazione con occhi nuovi. Ecco perché torniamo e quello che magari sembrava un problema prima improvvisamente non lo è più. La chiave per godere di questi benefici anche al nostro ritorno e dopo è inserire un po' di novità nella nostra vita di ogni giorno. Magari provando un ristorante che non abbiamo mai provato vicino a casa, o accettando l'invito a pranzo di un collega che ti solito rifiutiamo perché abbiamo sempre troppe cose da fare. Coltivare un po' di novità nella nostra vita diventa ancora più facile quando facciamo leva su un'altra grande protagonista delle nostre vacanze, la terza della nostra lista, cioè la spontaneità. Quanto è bello non avere un orologio o un'agenda di tanto in tanto. Bene, portare un po' di questa spontaneità anche a casa e continuare a coltivarla non è impossibile. Scegli una domenica del mese, ad esempio, per prendere la bici o la macchina e partire all'esplorazione dei dintorni che non hai mai visto, senza una meta, senza un orario. Oppure prenota i biglietti per un concerto vicino alla tua città e invita un amico che non vedi da tantissimo tempo, senza troppo preavviso. Ultimo, ma non meno importante tassello per introdurre la mini vacanza nella nostra settimana, è disconnetterci completamente di tanto in tanto. Tutti sappiamo quanto la tecnologia possa rivelarsi deleteria quando utilizzata senza controllo, cioè quasi sempre. Se hai qualche dubbio al riguardo, qui trovi il CC Weekly che parla proprio di questo per farti un'idea. Ma torniamo a noi. Scegli un momento della giornata, oppure se vuoi partire da un piccolo step, individua una sera a settimana in cui spegni qualunque apparecchio tecnologico dal momento della cena al momento in cui ti addormenti e dedica l'intera serata a leggere un buon libro oppure a trascorrere del tempo prezioso con qualcuno la cui presenza dai sempre un po' troppo per scontato. Staccare la spina è uno degli aspetti delle nostre vacanze che le rende più rigeneranti. Aggiungerlo alla nostra routine quotidiana può davvero fare miracoli. Fidati, l'ho provato. È arrivato, come sempre, il momento più importante di questo CC Weekly, quello in cui tu sei il vero protagonista. Condividi qui sotto i commenti quale di questi mini momenti di vacanza scegli di provare subito e scrivilo nei commenti qui sotto. Puoi scegliere tra le coccole, la novità, la spontaneità o lo staccare la spina, o tutte e quattro. Se hai 2 minuti in più, condividi anche come e quando intendi provarli. Il tuo commento sarà di ispirazione a qualche irrimediabile stacanovista che ancora non è convinto che le mini vacanze possano davvero fare la differenza nella nostra efficacia personale. Poi condividi questo video con qualcuno che sai è già piombato nella crisi da rientro e potrebbe trovarlo molto molto utile. Noi come sempre ci vediamo alla prossima, ti aspetto qui sotto. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.